Veniamo al rapporto con Papa Wojtyła. Quando ci hai l'ha incontrato nel suo cammino il Papa? La prima volta che abbiamo conosciuto il Papa era in Polonia. Venendo in Italia, conoscendoci già, ovviamente, qualche rapporto è stato più facile, in principio. Il suo modo di affrontare le cose ci richiama e conferma abbondantemente nel nostro modo di affrontare le cose. Una volta in un discorso per il trentennio, per il nostro trentennio, il Papa ha detto il vostro, testualmente, il vostro modo di affrontare le cose è molto simile al mio, anzi dirò è lo stesso. E ce lo può spiegare in due parole qual è questa similitudine? Che la fede investe la totalità della vita e investendo la totalità della vita modula l'affronto delle cose in modo tale che l'esito dal punto di vista umano è più umano, è migliore. Che cosa è l'uomo? Perché te ne ricordi? Il figlio dell'uomo? Perché te ne curi? Nessuna domanda mi aveva colpito nella vita come questa. C'è stato un solo uomo al mondo che mi poteva rispondere, ponendo una nuova domanda. Qual vantaggio avrà l'uomo se guadagnerà il mondo intero e poi perderà se stesso? Che cosa l'uomo potrà dare in cambio di sé? Nessuna domanda mi sono sentito rivolgere così che mi abbia lasciato come il fiato ammozzato come questa di Cristo. Così la grazia di Gesù per me è diventata l'esperienza di una fede che nella Santa Chiesa, cioè nel popolo cristiano, si è svelata come una chiamata ad alimentare il nuovo Israele di Dio. Ho visto così, dico io, succedere il formarsi di un popolo in nome di Cristo, quello che poteva sembrare al massimo una esperienza singolare, diventava un protagonista dentro la storia, perciò strumento della missione del popolo, dell'unico popolo di Dio. Il mistero come misericordia resta l'ultima parola anche in tutte le brutte possibilità della storia. Così l'esistenza si esprime come ultimo ideale nella mendicanza. Il vero protagonista della storia è il mendicante, cioè Cristo, mendicante del cuore dell'uomo, è il cuore dell'uomo mendicante di Cristo. Scopo è quello di vivere meglio. Diciamo che la fede rappresenta un'ipotesi di lavoro che fa vivere meglio. Non nell'aldilà, nell'aldiquà.